Prego! Accomodatevi! Facciamo finta che ci siamo baciate moltissimissimissimo. Bella! Guarda che meraviglia che c'hai, oh! Senti chi parla di bellezza, ma no, questo, ma no, ma io frange... sono tutta chittata per te oggi, eh. Ho comprato questa giacca ieri, perché ho detto io non ci sono a Natale e quindi devo essere un po' natalizia. Giusto, vabbè, il clima è quello, no? Ciao a tutti, eh. Buon pomeriggio. Ciao, ciao a tutta, ciao, la gente, ciao, a casa. Ciao. Ma vi ricordate quando vi eravate incontrati nell'84, nei nostri meravigliosi anni 80? Noi non ci siamo mai lasciati. Io, davvero? Lui, sì, no, nel senso buono della parola, artisticamente. Certo, ci sentiamo sempre. Sì, sì, siamo due belli amici. E questo è un po' raro, da e trovare. E che cosa vi ha unito? Beh, sicuramente la musica, no, Marco? La musica, poi quell'esperienza bellissima a Music Farm, dove Music Farm, abbiamo convissuto per un mese e mezzo. Tutte le donne che lui ha avuto, che me la... Non è vero. Guarda, lui è così antico che io lo chiamo Don Marco. Eccolo qua. Lui è Don Marco, veramente, guarda, veramente. E ti confessa anche? È quasi. Di, Marco, guarda, di quanto quasi. Don Marco, tu vai da lui e ti confessi i tuoi peccati. Senti, non tocchiamo questo tasto, perché non va bene, non lo tocchiamo. Dai, cosa vuoi sapere? Nulla. No, allora, sì, sono 14 Sanremo, 9 Fiordaliso, 5 di Marco Armani. Sì. Giusto? Sì. Quant'è la scesa dalle scale più emozionante per voi? Qual è stata? La mia, quella proprio di Non voglio mica la luna. Ah sì, per, eh? Eh sì, perché proprio si cantava scendendo, adesso non è più così, fai solo, scendi quando ti presentano, ma io non lo so, perché hanno sta mania di questa scala? Per che motivo? Che noi donne coi tacchi siamo rovinate, ci ammazziamo. Ah, e quindi dovevate cantare, tu cantavi io scendendo cantavo, le scale. Io scendendo le scale, ma ero vestita un po' alla selvaggia, una cosa con le frange, io la frangia... Una cosetta sobria, una rovina così. Così, ma avevo delle scarpe bassissime, quindi però camminavo come una papera, facevo queste scale in questo modo. Ora la rivediamo subito, poi Marco ci racconta i suoi. Non so, sono i primi tre, non so se c'è anche Non voglio mica la luna, forse no, vabbè, comunque intanto vediamoli. Se c'è... Oramai il cielo si è strappato su di noi. Raccogli le mie stelle, le offro io. A chi si sta prendendo il posto mio? E più che io te ti amo, e più ti sento lontano. E veramente sei forte ad insegnarmi la parte, a recitare ti amo. E voglio un poco di me. Quella scala. Io l'ho scesa tutta. Tu prima mi hai chiesto se eravamo in playback. Sì, perché mi sembra che ci fu. Allora, un anno, no, erano tutti in playback. In Non voglio mica la luna ero in playback. In Oramai è una sporca poesia. Oramai sono stata l'unica, io e qualcun'altra, a cantare dal vivo. Il resto erano tutti in playback. Perché? Era facoltativo. Anche io però ho sempre cantato. Però è idiozia che si canti in playback, ragazzi. Ma perché è un festival della canzone. Non c'era la grande orchestra. Eravamo con le basi. Era tutto un po'. Quindi insomma molto meglio ora. L'hai vista la lista dei nuovi partecipanti, 22, ai quali sì. Si aggiungeranno due che domani verranno selezionati da questa prima serata condotta da Amadeus, cioè, sempre due giovani, due giovani che vanno direttamente fra i big. Bellissimo il cast quest'anno. Veramente bello. Ma sulla insomma, sarebbe stato più bello se c'eravamo anche noi, però. Va bene, però voglio dire, Amadeus ma una canzone fatto... l'avete presentata quest'anno? No, io no. E allora, insomma, era così, in modo di dire. Per tanti anni sì, però quest'anno no. Per tanti anni sì, quanti?
diversi per diversi anni. Cioè, quell'abbonamento è scaduto. Quello di Sanremo degli anni 80 è scaduto. Ci hai rinunciato a ripresentarli? Ma io dico mai dire mai nella vita, però per il momento... Sulla carta, per chi fa del tifo? Morandi. Morandi, Ranieri, insomma... Ranieri, diciamo è dura, è dura. I vecchi big del passato. Per chi fa il tifo, Memmo? Pure tu l'avevi presentata la canzone tua e Valeria. Io faccio il tifo per quelli della nostra generazione, che fortunatamente portano avanti ancora la loro professionalità e la loro bravura, ecco, per loro. Per i nuovi auguro tanta fortuna, bravo. Però come diciamo che quelli che hanno la storia alle loro spalle sono per me i più favoriti, i facciamo più un po' il tifo pure con qualche ma giovane, sì, no? Sì, dai, su. Ma non li conosciamo, dai, Serena, sì, ancora, sì. I giovani. È quello il discorso. Beh, comunque ci sono dei nomi, c'è cioè Mahmood, c'è cioè Rettore. Mahmood è fortissimo. Le vibrazioni, Achille Lauro, Fabrizio secondo Moro, me si presenterà Giusy Ferreri. In una maniera Noemi. Pazzesca. Noemi Fabrizio Moro. Voi sulla carta per chi fa del tifo? Io ti farò per i deboli, nel senso che Anna Mena, secondo me, arriverà una pioggia di critiche per il fatto che non è italiana. E tifo per lei, viva Anna Mena. Io non so perché, ma tiferò per Fabrizio Moro. Non lo so proprio Fabrizio. Perché, non lo capisco. Io sono curiosissimo di sentire Mahmood. Emma. Io tifo per Emma. Come sei romantica. Va bene, dai, tu arrivavi tornando all'84, anzi agli anni. Il tuo primo Sanremo quando è stato? L'84 era un po' Sanremo era quello di una sporca poesia, okay. Non voglio mica l'una perché arrivavo da Castrocaro. Arrivavi da Castrocaro, appunto. Che, dove abbiamo vinto io e Zucchero a pari merito. C'era anche Rosa Ramazzotti, Stefano Sani, quell'anno lì è stato un anno bello tosto di Castrocaro. Ed è divertente questo aneddoto perché, diciamo, apriamo ora alle 14:10:49 il capitolo Papà Auro, che avrà poi una sua evoluzione, e Papà Auro, guarda, già si preoccupa, Papà Auro, sardo di? Sardo di Cagliari, quanto Sant'Elena è nato a Carbonio, so tutto di mio padre. Certo, che ha 92 anni e vive con te. Che ha 92 adesso. Anni e vive con me, un rompi... Sì. Scatole pazzesco, mi porta lui alla stazione, fa sul computer tutti i pomeriggi. Molto cioè... meglio di te. È più bravo di me in tutte le cose. Mio padre, secondo me, viene da un altro pianeta. E c'era anche tuo papà Auro, nel senso che, vabbè, poi la raccontiamo la storia di papà. Mi risulta che lui beve per la prima volta lo champagne il giorno, sì, che tu passasti Castrocaro. Sì. Pensate che pezzo d'Italia, operaio, emigrato a Piacenza, giusto? Sì. Famiglia umile. Molto più umile di quello che tu dici. Eravamo, cioè, poveri. Non eravamo umili, eravamo poveri. Definisci la povertà? Definisco la povertà che eravamo col patronato scolastico, che ci davano i libri, ci davano i quaderni, ci davano le scarpe usate e ci davano il latte da bere a scuola, con una maestra non tanto carina che diceva: chi è del patronato scolastico alzi la mano, però l'alzava tutta la classe perché eravamo in una zona, insomma, molto, molto povera era la nostra zona. E quindi eravamo tutti uniti, perché eravamo tutti poveri. C'erano queste file di ragazzini che andavano a scuola, tutti da soli, mano nella mano, ci facevamo 1,5 km a piedi, neve, vento, così era. Ma non solo per me, per tanti italiani è stato così. C'era solidarietà? Moltissimo. Beh, noi ci chiamavano Terrone ogni tanto, ma non fa niente, cioè, perché papà era sardo. Allora e quando mamma? Mamma era emiliana. Emiliana. Papà è sardo, mamma era emiliana. E quando succedeva qualcosa nel cortile, era sempre colpa dei Fiordaliso, perché eravamo i Terrons del E questo del aggettivo posto. Ti dispiaceva o in qualche non modo? Non me ne poteva fregare di meno, no, perché eravamo in tanti Terroni. Potevi mai immaginare quando alzavi la mano per avere... il latte, no, che saresti arrivata dove sei arrivata? Non cominciare, che piango, che non è il periodo, sotto le feste per me non è il periodo. No, non avrei mai immaginato, no. Ma anzi, guardavo Sanremo con un'aria stellare, come direbbe Valeria Marini, no? Era tutto E quel me. Giorno che tu vinci Castrocaro, papà ha aperto una bottiglia di champagne. Ma aveva risparmiato per questa bottiglia? Penso di sì, non lo so, gliel'avranno anche regalata, non so, l'avrà messa via per i momenti. Non sicuro, comprata la vedo dura, perché mio padre
avevo una macchina che vendette per comprarci Letti a Castello. Questo ti spiega voi come era la situazione. Tanti in famiglia, no? Tanti in famiglia voi. Eravamo sei fratelli, con i due gemelli che dormivano assieme. E poi c'è la strada della tua maternità, diventata mamma a 16 anni, poi ci arriviamo. Nord, però diciamo con questa ascendenza di immigrazione, e invece sud, Bari. Sud. Vediamo Marco sud Armani massa. A Sanremo. Sì. Stavamo ascoltando delle canzoni bellissime, il problema è che ha perso i capelli, succede, vita. No? Sì, no, dicevo che in quell'occasione feci la permanente, e era un incrocio tra Gianni Bella e non so chi, insomma. Chi ti aveva consigliato questa disastrosa permanente? Sì, ecco. Sì, però sì. Lo sai chi è che così adesso? John Travolta è come te adesso. È vero. Scusa, è vero, Ma sì, ma figurati. Allora, Castrocaro canta Puglia, dove arriva un grandissimo Pippo Baudo che salutiamo. Ciao Pippo. Sì, ciao e Pippo. Sotto grande la pioggia. Sì, grande Pippo. Noi eravamo per caso lì perché dovevamo suonare in un altro posto, trovammo un altro gruppo al posto nostro, caricammo gli strumenti nel furgone, ritornammo verso Bari e vedemmo Canta Puglia. Andiamo lì, c'era Pippo che presentava, a un certo punto, ma voi avete gli strumenti, avete Eccoli. Un impianto più... Eccoli Beh, qui, fai, eccoli meravigliosi. Qui. Avevamo un bel impianto voci che caricammo, insomma alla fine pioveva, ci misero sul palco, suonate voi, sotto la pioggia. Suonavamo da Honesty, Billy Joel, Such a Long Way World, quei pezzi lì. Everyone e, is so Pippo, untrue. Caspita, la ricordi tutta. E Pippo guardava questi ragazzi volenterosi sotto la pioggia. Però oltre a guardarvi poi ti disse, ti incoraggiò, giusto? Ci incoraggiò, ci fece fare un provino a Roma, subito dopo sei mesi, e dopo vari anni è nato il primo 45 giri. Non presero il gruppo, presero soltanto me però. Ci rimasero male gli altri? No, loro mi aiutarono invece ad accettare perché ero io che non volevo lasciare loro. Lo so quello che succede, Jessica col gruppo. Senti, nell'82 peraltro c'era anche Eros Ramazzotti, sì. Ma è vero che lui ti deve la sua partecipazione, voleva andare via? Cosa successe con Eros? Lui non si sentiva sicuro di sé e quindi fece la prima serata, che poi vinse. Che era Terra Promessa. Lui fece la prima serata e voleva poi andare a casa perché diceva che non passava. Quindi io andai nella sua... in hotel nella sua stanza a disfare tutti i bagagli che lui aveva fatto. Veramente? Sì. Eravamo io e Eros in una stanza di no, d'albergo. Vabbè, ma figurati. Immagino la scena. Sì. E perché tu ci tenevi tanto? Perché io questa cosa non me la ricordavo neanche più. E lui la raccontò lui in un fumetto, perché loro uscivano i fumetti sui cantanti. Quindi evidentemente sei stata proprio motivante per lui. Pensa cosa vuol dire la vita. Ma sì, ma io penso anche comunque qualcun altro l'avrebbe fermato. Figura, ha vinto, voglio dire, però... E io arrivai secondo. E tu arrivassi con quale Quindi canzone? Era meglio che solo con la rima. Era meglio che era non meglio lo fermassi. Che non lo altro che non lo dovevi fermare. Senti, ma è vero che tu hai cominciato a cantare perché avevi mal di gola, stavi male con le corde vocali? Sì, ebbi una cosa molto importante, un ascesso alla gola, penicilline, di tutto, non mi passava.
Alla fine un medico arrivò a casa, tentiamo, con un cucchiaino mi strappò tutto quello che avevo in gola e da quel momento cominciai a respirare, fu l'inizio, mi consigliò di suonare uno strumento a fiato, una clavietta, cominciai a fare le prime note. Ma eri bimbo? 5 anni e mezzo. Proprio, sì. E la prima canzone che hai cantato te la ricordi? La pappa al pomodoro. Vabbè, scusami. Quella di Rita, scusami, Memo. Gian Burrasca. Viva la pappa, pappa, col pomodoro. Viva la pappa, pappa, che è un capo pomodoro. Viva la pappa, 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 col pomodoro. Grande Memo, grande. Memo numero uno, ma nel 1984 c'era anche Romina Carrizio a Sanremo. Nell'87, scusami. C'era anche tu. C'era Romina Power a Sanremo. Esatto, ma tu stavi però... Io stavo nella pancia di mamma nell'87. Sì, lo vogliamo rivedere quel momento, sì, questo tuo debutto? Posso dire che ho fatto Sanremo prima di nascere. Vai, ci sarà, vinse peraltro. Ci sarà la tua ombra nel mio fianco vestita di bianco. Ci sarà anche un modo più umano per dirsi ti amo di più. La canzone regina di questo festival. Ci sarà 2.122.616 voti. Albano Romina Power. Albano Romina Power. Proprio come eravamo, ma che meraviglia. Che bella la mamma. Ti sei emozionata? Io mi emoziono sempre quando li vedo. Perché ti emozioni quando li vedi? Perché vedere i propri genitori che cantano così in maniera affiatata, che si volevano bene, si vogliono ancora bene, ma in un altro modo. È emozionante creare una carriera, una vita artistica, una famiglia, è da pochi. Cioè, io non ce l'ho, nel senso... Ce l'avrai, dai! Ma anche la bellezza eclatante di Romina. Romina, la spaziale, mamma, devo dire pure mia. Papà. Sì, era un gran bel figo papà. Sì. E comunque il loro amore ci ha commosso tutti, Romina, sì. Quindi immagino cosa vuol dire avere due genitori che simboleggiavano l'amore di coppia. Ma ancora esatto. Adesso, sì. Ancora adesso è così. Romina però. Molto Laguna Blu, vero? Romina molto Laguna Blu, no, è molto. Vero, è vero. Vero. Va bene, la tua commozione ti fa onore. Cincina mia. Andiamo al pianoforte? Sì. Vai! Andiamo al pianoforte. Panico in studio, perché ovviamente ho detto andiamo al pianoforte. Sì, a tradimento. E tu stai scattata, siete scattati come un solo uomo. Che ci cantate? Allora, il mio microfono tutto dal vivo. È là. Vai. Cantiamo il mio primo Sanremo, dai. Oramai, sì. Perfetto, vai. A parte il fatto che ti voglio ancora bene, ho un maledetto orgoglio da difendere. E pensa che figura ci farei cercarti. Magari penseresti che mi sto rendendo, è vero, com'è vero che con te oramai non bastano i ricordi e tu lo sai, sarebbe come far del male in più. Due che non sei tu. Oramai il cielo si è strappato su di noi, raccogli le mie stelle, offro io a chi si sta prendendo il posto mio. Almeno tu adesso, eh? Vai.
tua, dai. Una mia. Bello il tuo sorriso bianco, è come un raggio caldo rubato al sole. Venti caldi i tuoi vestiti e calze di petali inventerò. Dolce odore di bagnato, di campo coltivato e canne di bambù. Grandi strade e tanta la gente che vive ogni giorno la vita com'è. E la vita, la vita, e la vita, e la vita, questa giostra da sempre unita. Carrozzone un po' sfasciato che perde il passato. E dopo tondo, e la vita, e la vita, la vita, e la vita, vinceremo questa partita. Vestiremo d'estate il mondo, ma tu restami accanto. Tu restami accanto, tu restami accanto, così. Beh, si è creato un momento molto magico, Serena, quindi volevo fare una canzone io e lui, se ce lo permetti. Sì, cara. È una canzone che voglio dedicare a tutti gli innamorati, non è la nostra, poi ma facciamo... perdona, ma quella me la fai dopo? Ah, la faccio dopo. Cosa vuoi? Non voglio mica la luna, però io voglio Jessica con me. Lo sai che lei l'ha cantata insieme a me a Oro Mai Più? Io sono stata la sua ospite. Che onore, la mia Marina. Ci sono, hai... Adoro. C'hai sta gente qua. Adoro la grinta, la dobbiamo sfruttare. Certo, ma noi io qui siamo la grinta. Siamo come un ritrovo di anime perse. No, scherzo, anime vive. Però ci aiutate con le mani. Dai. No, così. E vorrei due ali d'aliante per volare sempre più distante. E una baracca sul fiume per pulirmi in pace le mie piume. Un grande letto, sai, di quelli che non si usano più. Un giradischi rotto che funzioni però quando sono giù un po'. Non voglio mica la luna, chiedo soltanto di andare, andare a fare l'amore ma senza aspettare da te. Non voglio mica la luna, tutti chiedo soltanto un momento per riscaldarmi la pelle, guardare le stelle e avere più tempo per me. Non voglio mica la luna, chiedo solo di andare, di stare con me. Non voglio mica la luna, ma chiedo solo di fare l'amore con te. Grazie, Fiona. Zanza, brava Jess. Ti amo, lo sai. Marco, l'ultima tua, dai. Vai. E noi restiamo qui ad aspettare l'alba che non deve mai arrivare, coi brividi di freddo cercando un posto per conoscerci. E con le spalle che si toccano, col naso rosso che ti gocciola, siamo finiti qui a confidarci con le nuvole. E distante la città, c'è chi balla e c'è chi va, e c'è chi ha bevuto e chi un cuore non ha.
e chi sta dormendo e chi l'amore fa. Tu dimmi un cuore ce l'hai, tu che non ti fermi mai, senza parlare mi vuoi, tu che mi fai volare. Ma sì che un cuore ce l'hai, un cuore vero per noi, che spinga più forte e che non ci fermi mai. Bravo Marco! Bravissimi, bravi, tuo amico, bravi. Il nostro amico Red Canzian ti manda un messaggio e si torna tutti ai nostri posti. Via! Canzian! Ciao Serena, ma non ci staremo vedendo un po' troppo spesso io e te? Però è bellissimo. E ciao Marco, Marco, io ho prodotto un album a Marco negli anni '80 e devo dire che era pazzesco come cantava. Dammi solo un minuto, un soffio di fiato, un attimo ancora. Mi piaceva tantissimo e mi ricordava un pochino certi momenti soul di Stevie Wonder nella sua voce. È un grande musicista, una grande sensibilità. Sono grande, l'ho capito, sai. È un ragazzo troppo buono probabilmente per un ambiente che non perdona nulla. Lui ha sofferto molto, ma meriterebbe un grande successo perché è ancora un artista vero. E poi ti voglio ringraziare per avermi suggerito Angelica Cinquantini, che è la mia Francesca in Casanova. Fantastica, grazie Marco. È un ragazzo troppo buono probabilmente per un ambiente che non perdona nulla. Ti riconosci in questa definizione? Sì. Un pochino sì, sì, pochino sì. Perché non ho fatto, diciamo, sgomitate nella vita, perché ho preso questo dono del canto come un dono e non come un lavoro soltanto. Cioè? Ecco perché Don Marco, no? l'ho preso come un dono ricevuto. E quindi effettivamente non ho fatto sgomitate per arrivare al successo, però sono contentissimo. Però confessa bene, confessa. Avresti meritato di più, secondo te? Hai degli impianti? Non posso dirlo io. Però sono fiero di me stesso perché, tutto sommato, voglio dire, ho detto dei no che non dovevo dire, cioè che dovevo dire, che avrei pure potuto, insomma, Mativo? Non dire. Delle cose, insomma, un po' scomode. E quindi poi dice la messa anche le cose un po' scomode. No, perché a un certo punto hai avuto questo grande successo, poi hai lavorato con il paroliere di Battisti, con Pasquale Panella. Pasquale Panella. Le canzoni le scrivevi con tuo fratello, mi sembra. Sì, inizialmente sì. E sei sicuramente un grande artista, e a un certo punto però questo successo si è un po' interrotto. Che cosa sì, è successo, ci sono stati secondo te? Degli errori di gestione. Sicuramente, insomma, degli errori li abbiamo fatti. Poi ripeto, ci sono stati dei momenti in cui bisognava scegliere determinate strade che non ho voluto intraprendere, e quindi in qualche modo il tempo passava, e poi naturalmente Sanremo, che era la grande vetrina, non è tornato più, e ho continuato a fare altre cose con meno risonanza, però insomma... La tua famiglia ha influito su questo, sulle tue scelte? No, mi hanno assolutamente reso molto libero, insomma, di scegliere come volevo. Poi ero molto giovane e quindi avevo 26-27 anni. E quando ti rivedi con tutti quei capelli che ho permanentati? Il fatto dei capelli, sì, ho sofferto molto per questi capelli. Davvero? Inizialmente. Poi, invece, 10 anni fa ho deciso, a 50 anni, ho detto mi tolgo tutto e divento completamente... E adesso mi accetto e mi piaccio così. Molto Peter Gabriel, Peter. No, ma raga, John Travolta è così, voglio dire, stiamo parlando di un mito. Ragazzi, ma non c'è la metà dell'umanità maschile, così. Ma infatti, ma io non volevo dire, non volevo un commento sui capelli, volevo vedere se pensavi con tenerezza a Marco sul palco di Sanremo. Sì. Penso con molta tenerezza perché ero incosciente. Io mi accorgevo di essere a Sanremo 5 minuti prima
quando c'era pa 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 pa, pa. Solo in quel momento mi accorgevo, se no per me era un gioco, era una cosa. Ma torniamo da papà Auro, il quale, che ho capito che invece come lui è quello che ti confessa, tuo papà invece è quello che ti bacchetta, giusto? Mamma mia, mio padre non me ne fa neanche adesso, non me ne fa passare una, papà. Lui, ma è tipo? Così. Ma non lo so, ci sono delle volte che io faccio sempre gli esercizi vocali a casa, no? Magari mentre faccio i lavori mi metto a cantare con le basi e lui sta lì, ascolta e dice: guarda che sei andata fuori tempo. Posso andare fuori tempo mentre do la polvere, voglio dire, ma gli esercizi vocali già quali sono? Come sono? Ah, quelli... No, gli esercizi vocali sono... Questo per scaldare la voce. Mio padre, lui e il cane fanno così. Perché sono un bel 40 minuti di esercizi così. Che ogni sono... giorno? Un giorno sì, un giorno no. E poi mi metto sulle basi di qualunque cosa voglio e canto, ma canto così alla cavolo, no? Quindi perché io mi annoio e quindi faccio i lavori di casa, do lo straccio. Vabbè, ma giusto. Vabbè, cioè... E canto e mio padre... Gina, guarda che hai sbagliato quella cosa lì. Papà, cioè... Allora, cioè, papà Auro, che ha 92 anni, ci manda un videomessaggio, ma per essere più preciso, ti ha proprio scritto una lettera. No, non perché c'è. L'uomo, ho capito che è uno di quelli solidi. Poi se è sardo di Quarto Sant'Elena, lo vediamo. Quarto Sant'Elena, come no? Cara Marina, voglio solo dirti che sono sempre stato orgoglioso di te, sia per come hai superato con forza e tenacia la situazione difficile che hai dovuto affrontare, sia quando mi hai fatto sentire importante, perché nel tuo successo c'era un po' anche di me. Grazie per essermi sempre vicino e perché pensi a me ogni giorno, ma è soprattutto perché ci basta uno sguardo e dirci tante cose, e quando in quello sguardo tutti e due sappiamo a chi stiamo pensando e non siamo soli. Ti voglio bene, Marino. Papà. Che bello! È il mio gemello, l'hai visto? Alla faccia mia, mio padre. Abbiamo gli stessi occhi. Te l'aveva mai detto che il tuo successo è stato il suo? No, non me l'ha mai detto, però io l'ho sempre pensato. Però ora che te l'ha adesso detto? Adesso me l'ha detto, ma... io mio padre lo amo moltissimo, Serena, guarda, io... Mi è rimasto lui, scusami. Ce l'hai, sei fortunata perché ce l'hai. Sì, lo so, sono fortunata che ce l'ho e poi ho un padre che sta bene, che c'è, che mi porta in stazione, guida ancora lui, è un uomo pazzesco, è un uomo che viene da un altro mondo, secondo me non è neanche un terrestre, glielo dico sempre. Ma sarà perché, sai che cosa c'è? Quando si diventa grandi, E ti manca una parte dei tuoi genitori improvvisamente. Perché sappiamo che mamma Carla è mancata, mamma, sì, per, se n'è andata, per colpa del Covid, peraltro. Sì, sì, come è successo a tante famiglie in una maniera molto, molto brutta. Ma anche a chi non ha avuto il Covid, che ti mancano i tuoi genitori, tu sei grande, li hai avuti che sono stati bene fino al giorno prima, è un dolore molto molto grande, perché incominciano le tue radici, incominciano a sgretolarsi, incomincia la radice della mia famiglia, una parte se n'è andata e per me, oh senti, io questo dolore a me non mi va via, cioè no, tutte le volte che io ci penso per me è una staffilata al cuore. E mio padre, io mi reputo molto fortunata ad averlo, a potermi occupare di lui, scusami. Per me è un grande onore. Ma certo che lo è. Non volevo piangere, porco di un cane. Dai, non ti preoccupare. Non ti preoccupare, tesoro mio. Peraltro, questo amore reciproco con papà, è stato bello che lui te l'abbia detto anche sì, oggi. Sì.
perché ce l'hai presentata come brontolone e lo ritroviamo cucciolone, no. È così? Qualcosa dell'età gli farà anche un po'. Un uomo come papà non l'hai più trovato, eh? No, io penso, guarda che stai dicendo una cosa vera, perché io ho sempre ricercato un uomo come mio padre. Mio padre era uno innamorato di mia madre, scusami la parola, ma quando mia madre faceva da mangiare, lui andava lì e gli toccava È vero, l'hai il già lato detto. B. Quindi sensualità alle stelle. Sempre, con mia mamma 85 anni che lo guardava e gli diceva Auro! E lui diceva, ma io ti amo, cosa devo fare? Perché? Io ti amo. Io non l'ho più, io non ce l'ho un uomo così, non ce l'avrò mai, mai. Mai dire mai. No, mai dire mai che ne sappiamo.